Bella a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ritorniamo su eFootball 2025 per andare a provare il God degli attaccanti, che per me veramente non poteva mancare nel mio scacchiere. Sto parlando appunto di Eric Cantona. Il pull l'ho fatto off cam, quindi non vedete contenuti né su Twitch né appunto su YouTube, ma effettivamente non è stato un bagno di sangue come pensavo. Diciamo che è stato più un pull di reazione che di altro, quindi perché venivo da una live dove avevo leggermente tiltato, però tutto sommato mi sono lasciato andare, lo volevo prendere comunque, non che ci giro troppo intorno. Il giocatore per me è sempre stato top su questo gioco. L'anno scorso quando uscì la sua prima versione, comunque quando l'ho presa in tanti dicevano: cavolo Gina, ma secondo te vale la pena realmente prendere Cantona? E poi alla fine con le prestazioni la gente ci è rimasta male perché non l'aveva preso, quindi effettivamente ad oggi con dribbling fulminei secondo me è ancora più sgravo. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate tantissimi like di supporto. Vi ricordo poi che faccio coaching su eFootball 2025, quindi qualora voleste migliorare il vostro modo di giocare, il gameplay appunto, l'analisi delle carte e il team building, non esitate a contattarmi, trovate tutti i link in descrizione, Instagram, Facebook e Telegram. Un'ultima nota ragazzi, siamo quasi a 4.900 iscritti. Sarebbe fantastico se arrivassimo a 5.000 iscritti prima di Natale, sarebbe un obiettivo incredibile. Soltanto grazie a voi possiamo raggiungere questo tipo di cose. Vi ricordo che l'iscrizione e la campana attivata sono, e i like soprattutto, sono completamente gratuiti, quindi il supporto al canale è importante anche sotto questo aspetto. Mi raccomando, controllate sempre se siete iscritti e dagli è tutta. Adesso andiamo a vedere Cantona. Allora ragazzi, la build che io ho fatto ad Eric è questa. Come vedete è un mostro sacro. Io gli ho messo, oltre che istinto d'attaccante dove lui comunque parte come carta, io ho messo agilità, così gli ho portato velocità a 85 e controllo corpo 85. È molto importante questo tipo di settaggio perché comunque permette al giocatore di avere comunque una buona velocità di punta, cosa che l'altra versione non aveva. Ha qualche punticino in meno di tiro, anzi di potenza tiro, scusate, rispetto alla vecchia versione, e infatti le abilità che gli ho insegnato sono queste: controllo di suola, colpo di testa, tiro di collo, dominio palle alte. Gli insegnerò anche l'elastico perché voglio farlo scocchettare alla Neymar, visto che ha dribbling fulmine, e mi sono reso conto che questa abilità con quella combo di skill con il controllo di suola, insomma con la crocchetta con controllo di suola, è ancora più sgrava. Lo vedo su Ronaldinho, lo vedo su Vinicius. I dribbling fulmini sono una delle abilità più sgrave che può avere questo gioco ad oggi. Quindi Eric lo voglio completare così. La build io l'ho messa su Instagram, così come tutte le altre build degli epici che escono settimanalmente, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere appunto queste chicche che metto fuori ogni settimana. Per quanto riguarda il resto, io ci ho già giocato qualche partita, ovviamente ho fatto 6 partite, 3 gol e un assist. La particolarità di questo giocatore è proprio quella che rientra per cercare di fare un po' da perno, no? Anche se gli metto l'istruzione contropiede, è un giocatore che tendenzialmente prova sempre a fare quel lavoro di boa, ecco. E con l'aggressività che si ritrova, comunque va a pressare l'autocampo. È vero che magari non riesce a recuperare bene il pallone, però con la sua forza fisica, comunque 80 per un attaccante così, ci sta assolutamente, lo rendono ancora più interessante. Mi piace veramente tanto. E poi non me lo potevo far scappare, vi dico la verità. Poi in privato tanti ragazzi mi hanno scritto: Genna, non puoi non prendere Cantona, tu che lo hai sponsorizzato tanto l'anno scorso. E allora me lo sono portato a casa. Un'altra bellissima sorpresa che mi è uscito, tra l'altro con le monete accumulate in questo caso, è questo Timber, che ho intenzione di farci un video dedicato, però ad oggi lo voglio provare giusto così, lo metto per la prima volta, come vedete non ho ancora giocato neanche una partita, ed è davvero interessante secondo me. Potrebbe fare l'occorrenza anche il braccetto in una difesa 3, secondo me. In questo caso lo faccio girare come terzino offensivo tranquillo, al posto di Lam, al posto di Arnold, e comunque secondo me è veramente tantissima roba. Detto questo ragazzoni, come diciamo che con questo tipo di contenuti vorrei alzare un po' l'asticella, vorrei portare una player review settimanale, un video dedicato dove vi spiego come potrebbero essere inseriti i giocatori. Le build comunque le porterò sempre su Instagram per poter far crescere, lo sapete, anche gli altri miei canali social. Detto questo, andiamo a provarlo e vediamo come si comporta in campo Eric Cantona boostato. Per l'avversario di giornata sono divisione 1, top 600 in questo momento, devo cercare di salire, sono quasi a 2000 punti.
Ultimamente incontriamo soltanto Divisione 2, io non capisco. Raramente mi capita di beccare comunque player di Divisione 1 ed è un peccato, perché comunque io ribadisco sempre che quei giocatori che io affronto in questo caso, loro stanno provando a salire in D1, insomma, è particolare sta cosa, non mi fa impazzire. Comunque, come hai detto, ho beccato anche Owen. E non ho svuotato il pack, vi ricordo, è andata anche discretamente bene sotto questo punto di vista. Comunque ci mettiamo Neymar all'inizio, che secondo me sta al top. E poi vedo che c'è anche Lamma, volevo provare il buon Timber. Questa è la squadra del nostro avversario, squadra interessante, con Dida nuovo, si vede che l'ha sculato maledettamente, beato lui. E niente, dai, andiamo a giocare. E che ci siamo, vediamo un po'. Come ci comporteremo, se la partita sarà fluida, solite cose che comunque contraddistinguono questo videogame. Qualcuno mi dirà: Geno, come fai a mettere Neymar al posto di Ronaldinho? Ragazzi, per me Neymar e Ronaldinho si somigliano molto, sono praticamente quasi copia e incolla. E sono sicuro che mi direte anche riguardo la scelta di Nesta, che non lo sto più mettendo, ragazzi. Io Nesta non lo sopporto, è più forte di me, io preferisco comunque Maldini. E gli preferisco comunque gente, eccolo. Gli preferisco comunque gente un attimino più brava a palla al piede. In questo caso non mi fa impazzire Nesta, anche perché veramente sembra troppo impacciato. Vediamo anche sto cavolo di Timber. Vai bello, beh, mamma mia, come vai, oh. Vai, va in mezzo di testa per Eric, che si mangia un gol incredibile. Come si presenta male, come si presenta male Cantona. Doveva solo appoggiarlo in porta. Gran cross da parte di Timber. Molto carino. Anche il body type mi piace. Vediamo. Vai Patrizio. Bravo Patrizio. Ci sta. Ti ho messo nel colpo di testa. Dovresti essere più reattivo. Vabbè, fa niente. Vedete come va a pressare tutto campo. Anche se poi magari non la prende. Però ci prova Eric. Che sfiga. Che gol che si siamo magnati. Ma giocava stesso palla? Cos'è che giocava lui come stile? Ma no, che cazzo, perché non mi ha selezionato? Perché non mi prende via là? Porca puttana. Ah, vabbè. Dai che. Niente. Dai che la prendi. Non è per lui. Fallo. Il capitano. Vai Timber, buono in mezzo, eh? Vabbè, non era, cioè volevo passare a Cantona, ma c'erano 60 persone di rigore. Vabbè, 1-0, forza e coraggio. Niente, pensavo uscisse con. Porca vacca, vai, vai. Dai Eric, su! Occhio. Mamma check. Vedete perché io devo cambiare portiere. Che laggata. Oppa. Che passaggio di ritorno orrendo. Un altro? Dai. No, che partitaccia questa. Oh, si sente proprio dai giocatori che sono lenti, impacciati. Mamma che lentezza. Niente da fare. Non la prendiamo. E siamo ancora lì. Dai, dai, dai. Ok. Bravo, capitano. Sì? Di prima! Vabbè, fa niente. Non fa nulla, non fa nulla. Se la facevi un po' di prima, magari. Niente. C'è troppa gente che parte in questo senso. Oh. E Namose! Matta. E niente.
Oh, il 100, zii. Riproviamoci ancora. Non sbaglia Eric. Attenzione, Zac Zac arriva. Madonna, guarda che schifo. Dai, che la tieni, eh? Niente, non la tieni. Va tranquillo, non provo. Partita super mega marcia questa, eh. La si vede proprio dai controlli. Devi selezionare Zaccaria, non devi selezionare il difensore centrale, amico. Niente. Che sfiga. Vabbè. Ma che controllo, raga. Che vomito supremo. Vabbè. Niente, non gliela prendi. Certo, chiaro. Tiro. Madonna mia, che schifo. Davanti non gliela prende. Vabbè. Oh, ma ti stai facendo mangiare di testa, eh? Te lo dico. Dai, se sembra salva sta facendo questo, eh? Ma chi ha, dai? Vabbè. Vabbè, dai, non fa niente. Ragazzi, non fa niente, è una partita marcia, bisogna tenere e basta. Bisogna tenerle e basta. Una partita che non sta andando come vorrei. Cioè, Cantona praticamente invisibile, però. Bisogna dare meriti anche all'avversario che sta giocando oggettivamente bene. Non c'è sbocchi perché c'è proprio tutta la squadra sua che va. Mi va a chiudere ogni tipo di giocata, capito? E io non ci arrivo, guarda, io non ci arrivo. Non arrivo a questo tipo di animazioni. Niente, cosa mi cambi il giocatore all'improvviso? Calmati, Genna. Calmati. Calmati, Genna. Calmo. Va bene lo stesso. Fa girare palla a lui, tu devi stare tranquillo. Dai. Buttava via. Non sbaglia un controllo. Ci mette un secondo a fare un controllo. Dai che la prendi. Niente, salta un quarto d'ora dopo, zii. Bello, bello così, dai. Dai. Vabbè, dai. Va bene, va bene, va bene. Non fa niente. Buono, buono, buono. Dai. Ok, calmi. Dato, non è per Totti, è per Cantona. Vabbè, calmati. Dai, ti riesce, perfetto. L'ho visto dietro, l'ho visto dietro, l'ho preso una volta. Ma ieri, così. Sì. Ma che ciabatta ha tirato? Ma guarda questo, come ha tirato. Vabbè. Andiamo avanti così, va che è meglio. Niente, non c'è nessuno che fa un movimento cristiano, come si suol dire. Bravo lui comunque, ripeto. Ma c'è Totti libero, ma chi gliela dà? Mi fai perdere una fracca di tempo. È come passare la palla così a caso. Dai, sfondala, Fra. Chiudila, chiudila. Bravo, Zac. Sì. Che cazzo, ho tirato fortissimo, l'ha chiusa proprio. Se l'è mangiata quella palla, ragazzi. Dai.
Ma ci mette troppo tempo, capito? Quello è il problema mio. Ci mette veramente troppo tempo. Fallo, ref. Ci mette troppo tempo. Troppo tempo. Vabbè. Fa niente, dai. Facciamo dei cambi. Facciamo dei cambi. Facciamo uscire il capitano, che purtroppo non ha giocato bene. Ci mettiamo, io direi, Leo Messi. Facciamo entrare Makelele Leva, che mi resta un po' tutto campo. Come sta Zaccaria? Bene. Lam sta bene. Guardate che Timber non è malvagio, eh. Teniamo ancora. No, facciamo uscire. Facciamo entrare Dini. Avversario. Un po' per il quartista. Prova a darla piano, lì. Niente, Cantona praticamente inesistente sto game, raga. Inesistente sto game. È come se non avesse giocato Cantona, ma come fai? Ma come fa a passare così? Ma per favore! Ma per favore! Il pallone ha trapassato il mio giocatore! Andiamo! Facciamo uscire il difensore centrale. Ok. Capite perché diventa difficile? Olè! Olè! Che laggata che mi ha fermato tutto, eh? Devi resistere, Genoa. Fallo. Devi resistere. Può succedere, partite così possono succedere. Non c'è niente da fare. Anche nella realtà. No, ragazzi, Eric non ha fatto praticamente niente. Cioè, proprio zero. Vediamo se riusciamo a sbloccarla così. Mettere due piccoletti davanti non mi fa impazzire, però voglio provare anche. Voglio provare anche Owen, dai. Vediamo. Vediamo se mi sgamo. Tranquillo. Tanto Messi dorme, non ti preoccupare. Capire che. Dai! Oh, non mi prendi i comandi, ma fa schifo sta storia, oh! Allora, che cavolo. È incredibile come non si riesca a fare il secondo gol. È incredibile. Segna Michael di Seva e Lusso. 2-0. Ma adesso gestiamo un po' sta palla. Incredibile comunque. Cioè, vedete, non si riesce a fare praticamente un cavolo. Tra l'altro, sto per subire un gol con una laggata che voi non avete idea. Intanto, adesso chissà come mai, una volta che sei 2-0, segni. Mazza, come va, no? E coglioni. Coppia d'attacco un po' rugginita sta partita. Attenzione. 3-0 soltanto al 90esimo. Match, veramente che brutto match. Nonostante le palesi comunque occasioni da gol, complimenti a lui. Ripeto, non ha giocato male, ha giocato di resistenza. Però
Però veramente è incredibile come devi lottare, devi stringere i denti fino alla fine. No, ragazzi, condivido con voi questo traguardo. Ho raggiunto questa prima season di eFootball 2025. 2000 punti, 65 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Tenete conto che praticamente io la prima settimana di gioco non ho praticamente giocato, quindi quella settimana dove si potevano fare win anche contro Divisione 3, contro Divisione 4, io praticamente non l'ho giocato. Ho cominciato a giocare dalla seconda settimana quando hanno sistemato il matchmaking. Ripeto, la situazione è un po' particolare perché comunque alla fine io, se vi devo dire la verità, mi sto trovando bene a giocare. Anche se ci sono queste partite qua un po' così, lo vedete che era molto lenta ed è normale che uno quando arriva a determinati traguardi diventi ancora più difficile, no? Riuscire ad essere lucido perché vorrebbe non perdere questa posizione, è automatico, insomma, va così. Però mantenere un certo tipo di ritmo, nonostante tutto, e fidatevi che ho affrontato comunque qualche top, dove ho pareggiato, ho vinto, ho anche perso, ci mancherebbe altro, in quelle 5 sconfitte, comunque 3 almeno le ho perse contro player più forti di me, assolutamente, poi le altre due un po' macchinose, forse qualcuna anche in live. Però devo dire che in generale, cioè, si vede quando comunque il game è buono, è divertente. E aver raggiunto 2000 punti in questa prima season, mi fa piacere. Secondo match, c'è quella tacchetta che va su e giù. Occhio, vediamo se riesco a far giocare meglio Cantona. Insomma, e niente. Vince, forse ho già affrontato sto ragazzo. Allora, vediamo un po'. Owen, vi devo dire, questa è la build sempre presente nel mio gruppo Telegram che è su Instagram. Quindi, se nel caso volete spulciarla, è lì. Allora, anche Rosicchi comunque. Devo provarlo, non posso buttarlo via, cioè, non ha senso. Io rimarrei così, ragazzoni. Rimarrei così, vediamo lui come gioca con un 4-3, con un 4-5-1 alla fine, con Mbappé davanti, forse 2 anni fa, Potwood 2 anni fa. Almeno un anno e mezzo tutti. Poi c'è quel Nico Williams che è il boostato dell'anno scorso. Saka uguale. Comunque la squadra è interessante, un po' particolare per come è disposta in campo, però piace a lui, piace a tutti. Andiamo. Comunque, tornando al discorso precedente, io ne avevo già fatti, l'avevo già fatti 2000 punti, ma 2 season fa. Poi il mio record nelle season normali è sempre 1950, 1960. E dovevo migliorarmi, comunque devo continuare a crescere sotto questo punto di vista. Bravo, Timber. Ah, era troppo prevedibile questa, però ci sta. Mamma mia. Ma no, fa niente. Ma perché io il primo tiro che prendo è sempre gol? Ma io posso sapere perché? Ma io posso sapere perché il primo tiro che subisco è sempre gol. Porca miseria, oh. Cavolo. Ma io non, veramente non capisco. Questo è fallo. Cioè. Adesso qua si va a chiudere a riccio. Bello Nico Williams in difesa, eh. Mamma che uncinata super lenta. Bello. Niente. Madonna, ma non ci voglio credere. Ma che cazzo sto per quella roba lì? Niente. Andiamo, sì. Era già lì la CPU. Vabbè, GG. Niente, siamo sempre troppo lontani. Sti cazzo di filtranti, oh. Niente, io no, non posso prenderla purtroppo perché è così. Qualcuno che si inserisce in area, magari che c'è uno spazio clamoroso, no, eh? Non vi è piaciuta questa cosa.
Bravo, Timber. Attenzione. La palla passa quando è fuori gioco, giustamente. La palla passa quando è fuori gioco. E certo. Che Mbappé di testa su Maldini. Va bene, dai, ben capito. Non ci metto una vita a passare la palla, ragazzi. Una vita. Vabbè, ciao. Bravo, Timber. Stavolta sacco, va bene, lo accetto. Niente, non passi. Non so cosa dire veramente. Non ho parole. Mbappé che recupera così. Non ci credo. Va bene lo stesso. Devi andare così. Vai, è andato. Vai, Eric. Ma non è il digno. Vai. Ottimo. Rimaniamo sempre un tiro, un gol, quindi, giusto? Ok. Tranquillo, non ti preoccupare, non c'è bisogno che corri. Tanto teoricamente la riprendi da solo. Bello. È come se la CPU veramente ti prende in giro sotto questo punto di vista. Come cazzo fa? Ma come fa Mbappé? Raga, a saltare in testa a Van de Ven, che è alto 1,93 m. Ma come cazzo fa? Ancora, guarda. Dai, ma quanto ci vuole? E corri ancora, no? Che game, doppietta di Eric stavolta, però veramente. Cioè, è sempre. Quando diventa in difficoltà, va in difficoltà a prescindere. Un tiro, un gol. Dato di fatto. Oh, oh. Li chiamo intanto io, come se mi sentissero. Bravo, Zac. Vai lì? Sì? Niente. No, tra l'altro, fallo questo. Fantastico, niente. Che gioco straordinario. Bravo, Eric, vola. Dove sei, Eric? Lì? Troppo. Cerchiamo sempre Cantona. Incredibile, non ne prende una di testa. Oh. Niente da fare.
Non c'è un cazzo da fare, ragazzi miei. Bravo. Ma come sono lenti, raga. Fallo, vabbè. Buono, buono. Tripletta, tripla, tripla di Eric. Nonostante la partita così. Sì? No, niente. Fallo. Niente, non fischiato. Sì, Eric, buono. Ancora? Spondalo. Non ho preso la crocchetta, vabbè, Champagne, che cazzo. Sì, dagli la forte. Giusto, diagonale. No. Troppo di tacco illuminante del capitano, eh. Sì. Ma vi devo dire che sto timber, oh, carino, eh. Immaginavo con quella lentezza lì. Oh, Eric. Eric. Madonna, cosa gli stai per fare? Fallo. Oh. Ma che è? Ma può fare quel cazzo che vuole, gente. Vabbè, Zakaria tunnel così. Però la riprende. Torna indietro con calma. Basta un gol qua che si riapre tutto quanto. Bravo. Andiamo. Ma che è andato Eric, eh? For. C'è in mezzo lui. The Champions. Facciamo dei cambi. Facciamo dei cambietti. Quit. Va bene così. Niente, ragazzi. Seconda partita, fenomeno. Abbiamo iniziato male. Io tilto subito perché, vedete, succede questo. Quando cominci a stare su un risultato importante, quel dettaglio ti dà fastidio. Comunque, come vedete, 6 gol, 8 partite, un assist. Un giocatore che è sempre a disposizione per la squadra. Io sono molto contento di averlo preso. Pian piano speriamo che il gameplay si riprenda un attimo, perché sono un paio di giorni che è un po' macchinoso il gioco, però confido tra virgolette in Konami. Voto, ragazzi, è un animale, un campione, 9 per me. Però ci tengo sempre a ribadire una cosa, cioè quando io analizzo i giocatori è un parere comunque completamente soggettivo. A voi per non piacere vi piacciono altri attaccanti, però a me un attaccante del genere, lo sapete che a me non piacciono attaccanti pesanti, però lui unisce un mix tra tecnica, forza fisica e velocità, quindi è un po' di tutto, quindi come fa a non piacermi? Poi caratterialmente è sempre stato un po' spavaldo, uno dei pochi giocatori che non era chissà quanto simpatico alla gente, però era uno che non te ne mandava a dire, capito? Quindi io preferisco così, un giocatore del genere, poi era forte, c'è un cazzo da fare. Penso di aver detto un po' tutto quanto, vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi.